E ora lasciamo la cronaca e andiamo all'economia, come dicevamo in apertura di telegiornale, perché con la pagina che ora vi andiamo a raccontare cerchiamo di dare un filo di speranza non solo a tanti giovani che finiscono la scuola superiore, ma anche a tante di quelle attività artigianali che nella capitale rischiano di scomparire. Il lavoro non si cerca, si crea. Questo è il motto del progetto di Italia Makers che coinvolge scuole e artigiani del Lazio. L'iniziativa è partita questa mattina, promossa dalla Fondazione Mondo Digitale e INAIL Lazio in collaborazione con la CNA. Le azioni pilota coinvolgeranno 400 giovani e sperimenteranno una innovativa metodologia di educazione per la vita che coniuga conoscenze, competenze e valori. Costruire il quadro elettronico di una nave, realizzare libri resistenti all'usura, installare un pannello fotovoltaico, lavorare una pietra preziosa. Sono attività complesse che non richiedono solo abilità manuali e così oltre 20 diverse imprese artigiane del Lazio si sono messe in gioco nel progetto per costruire una rete a supporto dei giovani, individuare luoghi inutilizzati, avviare nuove attività e rilanciare i vecchi mestieri con il supporto delle nuove tecnologie. Oggi il primo incontro tra 100 studenti e gli artigiani, tra qualche mese magari la prima collaborazione per una nuova attività e nuovi posti di lavoro. Ecco, questo a noi è sembrato un tema del quale rendervi conto, del quale raccontarvi diversi aspetti. Lo faremo ora e nel corso del nostro telegiornale più avanti. Certamente il Campidoglio ha tutto interesse affinché ciò avvenga, perché, come detto, ci sono tantissime botteghe storiche nella città di Roma che rischiano di chiudere per sempre, di finire nel dimenticatoio. Non ci sono, infatti, ad esempio, tanti eredi che vogliono prendere in mano il mestiere dei loro genitori. Il Campidoglio su questo vuole esserci. Assessore Leonori, allora un progetto innovativo questo che state presentando oggi per avvicinare i giovani alle attività artigianali, se vogliamo, comunque proprio il motto è il lavoro non si cerca, si deve creare. Un progetto in cui i ragazzi vengono resi protagonisti. Protagonisti della creazione di lavoro e anche dell'avvicinamento a tradizioni artigiane che verranno reinterpretate anche in modo innovativo. Una importante opportunità che viene data loro fin dalle scuole per appassionarsi. Alcuni video parlavano della bellezza del lavoro come passione, come opportunità e questo è il messaggio che vogliamo dare loro. La possibilità appunto di imparare, di mettersi in gioco e di creare lavoro in un periodo in cui di lavoro ce n'è poco. Dal canto loro, gli artigiani di Roma sono entusiasti di questa iniziativa anche perché potranno contare su un know-how giovane fatto anche di nuove esperienze, di nuove proposte e anche di tecnologia. Oggi è un'iniziativa molto bella perché mette una cosa antica, la grande tradizione italiana dell'artigianato, con una cosa attuale che sono i giovani italiani che hanno di fronte a loro un futuro tutto da costruire. Unendo questa grande tradizione con la forza e l'ottimismo dei giovani, secondo me si può ridare una nuova fase dell'economia italiana. Come si può fare? Questa grande capacità che ha avuto l'artigianato e che viene invidiata in tutto il mondo di creare oggetti fantastici che riescono ad interpretare la persona che l'acquista, che lo indossa, la grande varietà del cibo italiano, insomma, nella sostanza il grande Made in Italy. Dall'altra parte dei giovani che sono nati con una cultura digitale, che quindi sono più adatti ad utilizzare non solo le nuove tecnologie, ma i nuovi linguaggi e il nuovo mondo e le grandi opportunità che la globalizzazione può dare. Quindi creare un artigianato globale, digitale, che sono i nuovi makers, una nuova generazione di artigiani.